trovati a tutti amici appassionati di atletica, di sport, ma soprattutto di atletica. Le immagini che vi proponiamo, come forse del resto avrete capito, vi giungono da Treviglio, dove l'atletica di Treviglio, naturalmente con l'egida della Regione Lombardia, in particolare della FIDAL, nonché dell'assessorato allo sport della città di Treviglio, organizza questa 16ª maratonina città di Treviglio. 21 km e 0,97 metri, dove appunto questa gara riservata ai tesserati, aperta e riservata ai tesserati FIDAL per le varie categorie, naturalmente dalle junior alle promesse, senior e senior master, sia maschile che femminile, nonché agli enti di promozione sportiva, andranno ad assegnare questa che è, soprattutto per quanto riguarda le distanze lunghe, una delle prime gare di questo 2016. Dunque la manifestazione è ormai consolidata, giunta alla 16ª edizione, come dicevamo, e si svolge appunto partendo e arrivando all'abitato, nell'abitato di Treviglio, nella zona nord dell'abitato stesso, nella zona in particolare della palestra Rossini in via Vespucci, e dove appunto sta avvenendo in questo momento la partenza, dove ci sarà poco distante, a circa 150 metri, anche l'arrivo. Allora, eccoli qua, signori miei, guardate bene queste immagini perché vi raccontano davvero di un buonissimo numero. 1150 i partenti, quasi 1200, insomma, e è davvero un record per quanto riguarda questa manifestazione che continua a crescere. Stiamo parlando veramente di grandi, grandi numeri. Allora, eccoli qua, naturalmente le società di appartenenza arrivano e sono le più svariate, iniziare da coloro che potrebbero, e usiamo il condizionale perché ci sembra d'obbligo, essere i protagonisti, insomma, di questa 16ª edizione. Una manifestazione che con il passare degli anni è sempre cresciuta per quanto riguarda la partecipazione, per quanto riguarda anche, dobbiamo dire, insomma, il fatto che è un banco di prova per l'inizio della stagione. Siamo infatti alla fine di febbraio e questa è davvero una delle, per quanto riguarda le lunghe distanze, una delle prime mezze maratone. L'egida, vi dicevo, è dell'Atletica di Treviglio, che ha organizzato al meglio la manifestazione. Vedete, qui siamo praticamente i 2 chilometri circa del tracciato e cominciano già a farsi vedere i big lì davanti, e lo vediamo con il numero 4, Kip Kirui dell'Atletica Libertas di Orvieto. Poco più dietro abbiamo con il numero 9 Corrado Pronzati della Genoa Atletica, e leggermente nascosto, vediamo di intercettarlo, eccolo qui, con il numero 7 Mohamed Morshid dell'Atletica Monza. Poi eccolo Mattia Paolo Parravicini della Canturina col 190, Bornaghi l'avete visto, e lì a fianco lui anche Giorgio Binaghi, e poi tutti gli altri che sicuramente potrebbero recitare un ruolo importante. Abbiamo visto Giorgio Binaghi e Campana passare adesso, in precedenza Igor Rizzi, poi abbiamo visto Mauro Previtali, e qui arrivano coloro che sicuramente non saranno dei comprimari, ma saranno assolutamente i protagonisti. Eccolo intanto anche Emanuele Zenucchi, il portacolore, nonché l'ideatore dei runners della Valseriana, che sono ben difesi, lo dobbiamo dire, per quanto riguarda le prime posizioni, con Pietro Colnago, il quale punterà naturalmente ad arrivare nei top 10, vale a dire i top 10. Intanto vedete altri passaggi, maglie del Gab Vertova, eccone qua ancora una, maglie anche dei runners di Bergamo, forse ancora una volta coloro che sono i più numerosi, dobbiamo dire, assieme naturalmente agli atleti di casa e in particolare anche agli atleti dell'Atletica Treviglio. Poi abbiamo visto anche i ragazzi dell'Atletica Sarnico, i runner di Bergamo, ve l'ho già accennato, gli amici della Free Zone, insomma, e vedete i più svariati colori per quanto riguarda le maglie delle società di appartenenza. Naturalmente poi la gara riservata alle ragazze che vogliono assolutamente essere protagonista, e anche qui andremo a scoprire fra poco
quelle che potrebbero essere assolutamente le protagoniste. Noi ci sembra giusto, perlomeno in questi primi passaggi, abbiamo almeno tre passaggi sul percorso appunto di questi 21 km 97 metri, e per quanto riguarda i primi passaggi vi mostriamo tutti i 1150 iscritti alla manifestazione. Abbandoniamo dunque il primo passaggio dopo i 2 km e qualche centinaio di metri dalla gara e tuffiamoci, spostandoci di nuovo sul traguardo, a vedere il primo e unico passaggio proprio nella zona dove è avvenuta la partenza. E vedete che qui non è assolutamente cambiato nulla lì davanti. L'unica cosa che i tre battistrada, vale a dire il Kipchiuri e Mohamed Morshid, nonché Corrado Pronzati, hanno in pratica aumentato un po' del loro vantaggio nei confronti di Mirko Canaglia, di Igor Rizzi, di Pietro Colnaghi, che inseguono, di Mattia Paolo Parravicini, che sono appunto coloro che sono nei primi 10 e che inseguono i battistrada. C'è anche Antonio Belotti dell'Atletica di Paratico, anche Giorgio Vinaghi Campana, che abbiamo visto, insomma, più o meno i migliori, quelli più attesi e quelli più accreditati di un tempo consistente, sono lì nelle prime posizioni. Dunque, sicuramente la gara entra nel vivo, ripeto qui.
qui siamo ai 3 km e 200 metri dei 21 previsti ed è il passaggio di nuovo, vedete là nella parte centrale del teleschermo, eccolo là che adesso si vede bene, il gonfiabile arancio dove in pratica è avvenuta la partenza. Qui si gira a sinistra e si passa proprio nella zona dove avverrà anche il traguardo dopo i 21 km. Esattamente qui mancheranno 200 metri all'arrivo, saranno 19 quando ripasseranno di nuovo, saranno, chiedo scusa, 20 km e 900 metri quando ripasseranno di qui, in pratica 200 metri dal traguardo. Ancora dunque un grande passaggio, vedete ancora le maglie del Gavverto, e avete visto, e a questo proposito mi soffermo parlandovi un po' anche del settore femminile, perché ci sono delle atlete di un certo spessore in gara, ad iniziare da un'atleta bergamasca, un'atleta della Valle Seriana in particolare, da quella Luisa Gelmi, che da quando ha ricominciato a correre sta facendo davvero meraviglie e soprattutto sta convincendo anche i più scettici che, insomma, si può ricominciare a correre con una certa, quando c'è la passione, la grinta, la voglia, anche se non si è più giovanissimi. E lei, vi ricordo che comunque è ancora nella categoria senior. Però prima di lei, subito dopo l'inizio, è transitata la portacolori dell'atletica Bruniera Friuli Intagli, vale a dire Sonia Maria Lopez. Lei è una senior 40 e certamente è quella fra le più accreditate per la vittoria finale, anche perché il suo personale è al di sotto dell'ora e 20 minuti. Poi c'è Claudia Gelsomino dell'Atletica Palzola, anche lei abbiamo avuto modo di vederla anche durante le gare del Fosso Bergamasco, quindi ancora un'atletica di casa nostra, anzi per la verità due, tre atlete di casa nostra, come la Sonia Opi, la Nive Scarobbio, la Marinella Guida, che adesso gareggia per la X Bionic Running Team, insomma la squadra per intenderci organizzata da Vigilio Burifa. E poi ancora altre atlete della Runner Bergamo come Chiara Milanesi, e poi una rappresentante dell'Atletica di Treviglio, Michela Oprandi, poi ancora per la Santi Nuova Aulonio, società diventata famosa del gruppo podistico Santi Nuova Aulonio della Valtellina, e si tratta di Monia Acquista Pace. Insomma, anche in ambito femminile c'è un gran bel parterre, sicuramente vedremo che cosa succederà al termine della gara. Ora andiamo ancora a proporvi ancora un po' di musica e poi ritorneremo quando ci sarà il passaggio successivo dopo i 6 km di gara. Thank you.
rientriamo dunque con il commento. L'indicazione ci dice prendiamo la prima a destra verso la frazione Geromina di Treviglio, dove percorriamo e dove andiamo a vedere, vedete, siamo nel parco della Geradadda, come appunto indica questo cartello, e dove andiamo a vedere il passaggio degli atleti dopo 6 km di gara. E qui c'è il primo ristoro, noi naturalmente filmiamo velocissimamente, questi sono gli addetti al ristoro, come potete vedere, un bicchiere di acqua, il tè, del resto gli atleti non è che facendo una maratona possono soffermarsi a mangiare, mangiarsi il panino o la cioccolata o qualcosa, ed attenzione perché arrivano i primi ed eccolo qua, conduce la gara ancora lui, Ingenio Daniel Kip Kirui, eccolo lì quadrato. Adesso il suo vantaggio non è tantissimo, però è tutto sommato è consistente. Vedete che dietro a lui c'è Morshid Mohamed dell'Atletica Monza che insegue a debita distanza una ventina di secondi, forse 15, via fra i due, fra il primo e il secondo. E questo è Corrado Pronzati, mi pare, con il 9 Corrado Pronzati della sezione atletica di Genoa Atletica appunto. E poi vedete il Dai, dai, 6, dai che il ce l'hai. 190, con il 190 c'è Parravicini, col 6 Mirko Canaglia, poi abbiamo visto anche Pietro Colnaghi dei Runners della Valseriana e qui vediamo col 768 e naturalmente datemi il tempo di andare a scoprirli, qualcheduno li conosco, qualcheduno no, col 768 c'è Omar Zanetti dell'Atletica di Sarno, a Sarnico, mentre qui transitano gli altri inseguitori, il 143 Alessandro Rigamonti, questi è Spanu, e poi con il 1060 Huber Rossi, con il 450 Mauro Arnoldi, la sua sarà una splendida gara anche perché recupererà rispetto al passaggio qui attorno alla 20ª posizione, recupererà diversi posti. Giovanni Mazzei della 3 Life, e poi ancora qui lo vediamo con Ok, dove si conclude? 816 Michele Semperboni ancora dei Runners di Bergamo con l'858, andiamo a vedere altri passaggi, naturalmente quelli che possiamo darvi, gli altri ci sfuggono, con l'816 abbiamo visto Michele Semperboni e poi con l'800 42 invece abbiamo visto anche Danilo Peri dell'Atletica di Lumezzane e poi ancora tanti altri atleti, in particolare anche Daniele Schiavetta. Vediamo se riusciamo a rimanere su questi primi con le immagini per darvi anche il passaggio della prima donna al passaggio ai 2 km, la prima in ambito femminile era segnalata Sonia Maria Lopez dell'Atletica Brugnera Friuli Intagli, come del resto vi avevo già anticipato, qui vediamo e speriamo di riuscire a individuarla. E dunque tanti, tanti, anche tanti amici, eccoli lì, questo è uno degli organizzatori della gara che noi seguiremo a partire fra un mese, eccola forse qui in mezzo, mi pare. Questa no, è la seconda ed è esattamente Luisa Gelmi. Allora vuol dire che Maria Sonia Lopez già è transitata. E dunque, questo è l'ordine, il passaggio di Luisa Gelmi. Vediamo se individuiamo anche il passaggio della terza, i 2 km, che era la Gelsomino, perlomeno così avevamo visto e c'era stato segnalato. Comunque vedete, su questa strada il traffico è davvero poco, si arriva dalla Geromina, si arriva poi a Fara Geradadda, dunque strade cosiddette secondarie. Eccola qua intanto la Gelsomino, terza e quarta, subito dietro a lei, attenzione, c'è Marinella Guida della X Bionic Running Team che è in quarta posizione, tutto sommato una splendida posizione per l'atleta che abita a Gazzaniga in Valseriana, ma che difende i colori della X Bionic. E poi eccola qui la Nive Scarobbio, intramontabile, davvero grande anche in questa gara. E qui vi abbiamo dato le prime 5 al passaggio, poi naturalmente ci sono
Ci sono anche le altre, non so se è già transitata Sonia Opi, perdonatemi, ma naturalmente non tutte riusciamo a vederle in questo collage di immagini al passaggio, vi dicevo e vi ricordo, dopo i 6 km di gara. E noi adesso andiamo, naturalmente vi mandiamo ancora uno stacco musicale, ma c'è un motivo ben preciso del perché ci spostiamo. Diciamo così, a un chilometraggio insomma molto molto alto. Dai 6 km era nostra intenzione riuscire a io purtroppo queste strade non è che ne conosco molte molto e pensavo di riuscire magari prendendo una strada laterale ad anticipare, che so io, al 12esimo, al 13esimo chilometro ad anticipare gli atleti. Ho cercato di mettermi in coda, di riuscire a sorpassarli, ma erano veramente tanti, essendo poi in auto non era possibile riuscire a sorpassarmi e ho dovuto rimanere in scia per un po'. E poi sono andato avanti fino a quando ho risalito un po' di posizioni del gruppo e sono arrivato, diciamo abbastanza avanti, dove però ci siamo fermati di nuovo a raccontarvi ancora di un passaggio degli atleti quando ormai fiutavano, per così dire, l'arrivo. Lo vedremo fra poco. Thank you.
E arriviamo con le nostre immagini alla diciamo periferia di Treviglio. Siamo al 18° chilometro a Castel Cerreto, dove ahimè i primi 20 della graduatoria se ne sono già andati, nel senso che sono già transitati. È stato impossibile recuperarli tutti, allora gioco forza, ci siamo dovuti fermare. Pazienza, ve li mostreremo fra poco quando loro saranno davvero vicinissimi al traguardo. Ve li mostreremo con la telecamera di Emi Moretti, che ha colto le immagini all'arrivo. E qui dicevo, in questa frazione comunque abbiamo visto ancora e stiamo vedendo anche dalle immagini la buona andatura di tutti questi appassionati di atletica. Siamo nell'ordine della più o meno 40esima posizione, dopo aver visto passarne circa una quindicina dal momento in cui siamo arrivati proprio in questa posizione. Ecco, mi è spiaciuto un po' non riuscire a mostrarvi le immagini che so io al 15esimo, forse 13esimo, 14esimo chilometro. Abbiamo le immagini soltanto dal 6° chilometro in poi, che poi lì quando ci siamo messi in coda con dietro ai ragazzi eravamo già all'8°. Ecco, intanto Emanuele Zenucchi, 8° chilometro circa, perché abbiamo risalito un po' il gruppo e poi abbiamo filmato, ma era veramente impossibile riuscire a sorpassarli tutti. Comunque poi ci siamo portati qui dove la strada ci ha permesso di fermarci, di filmarli e di andare soprattutto a capire com'era la situazione nella retroguardia del gruppo stesso. E adesso andiamo ancora con il commento, mentre vediamo Piazzi, vi dicevo prima, l'organizzatore delle gare del Fosso Bergamasco, che prenderà il via a partire dal mese di aprile per 11 venerdì consecutivi. Dunque grande manifestazione per gli appassionati di corsa su strada, organizzata nei vari paesi della Bergamasca, e vi ho già anticipato che noi ci saremo a mostrarvi le immagini di tutte le 11 gare in programma, dunque con un resoconto dettagliato su chi andrà a vincere, su chi parteciperà, insomma, sui grandi numeri che ormai le gare del Fosso stanno sollevando. Siamo all'incirca nel numero della media, insomma, delle 300 partecipazioni per ogni singola gara. La media è questa, perché ce ne sono anche qualcheduna, e mi ricordo l'anno scorso che praticamente citava numeri importanti. Non abbiamo visto, l'abbiamo vista transitare prima la prima Maria Sofia, e qui vediamo la Gelmi, grande ancora una volta protagonista davvero, Luisa Gelmi del Gava Vertova, mentre è passata Maria Sofia Lopez, leggermente coperta dagli altri atleti nel gruppetto in cui era, e vi ricordo che lei difende i colori dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli. E dunque davvero ancora una volta c'è da dire che Luisa Gelmi sta gareggiando alla grande. Adesso ancora ci fermiamo un attimo con un piccolo brano musicale e poi ci tuffiamo sul traguardo a vedere cosa succede. We'll be right back.
qua il cartello che indica 21 km, 0,97 metri. Naturalmente sono questo, diciamo così, viale d'arrivo, e fra poco vedete Maratonina Città di Castello, vi ricordo 16ª edizione. Siamo alla fine di febbraio del 2017. Le immagini ci parlano appunto di questo striscione che andrà, per così dire, tagliato dal primo al traguardo, e siamo in attesa. Vi ricordo che la gara, dopo nemmeno un paio di chilometri, è stata subito ad appannaggio di Daniel Ngeno Kipkirui. Vediamo se sarà lui, la figura dovrebbe essere la sua. Vediamo al centro delle nostre immagini ed eccolo che arriva. Dunque chiude primo assoluto il portacolori della Libertas di Orvieto con il tempo di 1:07:34. Al secondo posto Mohamed Morshid, eccolo lì, dell'Atletica di Monza, ha staccato 1:10:12, dunque quasi 3 minuti. Facciamo un rapido calcolo, sono 2 minuti e 40 secondi circa il suo ritardo nei confronti del portacolore dell'Associazione Atletica Libertas Orvieto, appunto società del Centro Italia. E adesso al terzo posto arriva per la società atletica Genoa Atletica Corrado Pronzati, il suo tempo 1:10:42, dunque terzo posto per lui, ed eccoli qua al centro il vincitore Kipkirui, al secondo posto sulla sinistra c'è Morshid Mohamed e terzo Corrado Pronzati, al quarto posto Mirko Canaglia del CUS Pro Patria di Milano, il suo tempo 1:12:19. Arriva quinto ed è contentissimo del suo piazzamento Antonio Belotti dell'Atletica Paratico, grande prova 1:12:28, sesto Mattia Paolo Parravicini della Canturina Polisportiva San Marco, settimo posto per Pietro Colnaghi dei Runners della Val Seriana, che chiude con il tempo di 1:12:36. Al ottavo posto abbiamo Igor Rizzi, il ragazzo di Pradalunga che difende i colori della Runners di Bergamo, al nono posto e al decimo due suoi compagni di squadra, rispettivamente nono Giorgio Campana Binaghi e al decimo posto Mauro Previtali, sempre dei Runners di Bergamo. Mentre qui vediamo ancora altri atleti all'arrivo, vi documento subito. Abbiamo visto l'arrivo di Alessandro Rigamonti dell'OSA, Associazione Sportiva Alpinisti di Val Madrera, all'11º posto, 12° Omar Zanetti dell'Atletica di Sarnico, 13° chiedo scusa Mauro Arnoldi ancora dei Runners, 14° Alex Spanu, eccolo qua il portacolori del Gav Vertova, buon 14° il tempo, 1:14:47 il tempo fatto registrare dal portacolori del sodalizio presieduto da Franco Testa. Al 15° posto Simone Viola, dovrebbe essere lui, sì, con la maglia dei Runners di Bergamo. Eccolo che va a chiudere il giovane Viola, bella prova anche per lui. 16° Michele Semperboni, ancora dei Runners di Bergamo. 17° Giovanni Mazzei dei 3 Life, il suo tempo 1:15:15. 18° posto per Uber Rossi, eccolo inquadrato della Free Zone. E poi abbiamo al 19° posto Daniele Schiavetta del Presezzo e 20° Danilo Peri dell'Atletica di Lumezzane. E adesso andiamo avanti, lasciamo scorrere un po' queste immagini, sempre con un piccolo brano musicale di accompagnamento, fin quando sul rettilineo d'arrivo si presenterà la prima della categoria femminile.
E rientriamo con il commento proprio nel mentre si preparano gli addetti allo striscione, ed eccola qua con il pettorale numero 12, Maria Sonia Lopez dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli, che va a chiudere al primo posto. Il suo tempo 1:20:10, davvero un gran bel tempo per la portacolori friulana, mentre arriva, mi pare che sia proprio lei, infatti è lei, Luisa Gelmi, grande protagonista, al secondo posto assoluto, 1:20:34 per la portacolori del GAV Vertova. Gran bella prova per Luisa, che ancora una volta ha dato dimostrazioni delle sue capacità, della sua bravura, rientrata da un paio d'anni circa alle competizioni dopo una, diciamo, abbastanza lunga pausa. Forse nemmeno lei credeva di riuscire a ritornare a questi livelli, e invece ha dato dimostrazione davvero di saperci fare. E intanto continuano gli arrivi anche dei maschietti, naturalmente noi siamo in attesa di vedere la terza al traguardo, e dovrebbe trattarsi di Claudia Gelsomino dell'Atletica Palzola, che è riuscita a precedere Marinella Guida, quarta, quinto posto per Nives Carobbio, sesta la Sonia Opi, settima Chiara Milanesi, ottava Daniela Maier, nono posto per Michela Oprandi e decima Monia Acquistapace. Queste le prime 10 in ambito femminile, e noi adesso, anche perché come avrete visto la nostra sintesi, pur essendo allargata, non può mostrarvi tutti gli arrivi, dobbiamo gioco forza tagliare un po', anche perché il tempo davvero in questo senso ci è tiranno. Andremo fra pochissimo al traguardo, dove dopo aver visto i momenti del dopogara, i primi momenti del dopogara da parte di tutti gli atleti, ricordando che al traguardo appunto c'era un diciamo così, un ristoro rinfrancante per tutti gli atleti, e lo vediamo precisamente, o perlomeno sotto quelle tende lo vediamo e lo intuiamo. Abbiamo avvicinato il presidente dell'Atletica Treviglio, con il quale abbiamo fatto una splendida chiacchierata. Ormai la splendida maratonina di Treviglio si sta concludendo, stiamo aspettando gli ultimi arrivati, siamo con il presidente dell'Atletica Treviglio che ha organizzato questa manifestazione. I complimenti, Giovanni Bornaghi, i complimenti, perché ho visto davvero tantissima gente, ma soprattutto anche tanta qualità lì davanti, con tante persone che ci tenevano ad essere qua e soprattutto a fare una bella gara. Grazie mille, io devo prima di tutto ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha permesso di utilizzare la palestra e tutto il resto, e perché senza loro non riusciamo a farle. Poi soprattutto ringrazio la mia squadra, io faccio parte di una squadra, ho degli ottimi personaggi, dei ragazzi molto in gamba, volenterosi, perché per fare tutto questo ci vuole un lavoro proprio grandissimo, e non smetterò mai di ringraziarli abbastanza. Ecco, raccontiamo un po' la storia di questa maratonina, quanti anni è che la preparate, la organizzate, e soprattutto da dove arriva questa passione un po' per tutti voi? Guarda, cercherò di essere breve, un minuto spiego tutto. Io ho cominciato a correre 40 anni fa, sempre corso. Nel 92 la FIDE di Milano mi ha consentito di organizzare la maratonina. Nel 95, scusate, poi non l'ho più fatta, poi l'ho rifatta ancora nel 2001, poi mi sono fermato 2 anni, e dal 2004 ininterrottamente fino adesso è la 16ª. Noi abbiamo la fortuna di avere degli sponsor che ci danno una mano, abbiamo sempre avuto la capacità, la fortuna di attirare degli ottimi atleti, abbiamo la qualità, come ha detto lei, che è elevata. Perciò andiamo avanti di questo passo, e siamo negli ultimi anni arrivati al punto, nelle ultime 2 edizioni, di arrivare a rasentare 1200 persone, e questo ci gratifica molto. Ecco, questo credo che sia un successo, a dimostrazione anche della serietà con la quale, come ha detto lei, tutti i collaboratori preparate la manifestazione. Ma sicuramente, dato che io ho sempre corso, no? Se vado a fare una gara che sono trattato bene, il percorso è bello, organizzato bene, ci ritorno. Se la gara è scarsa dico basta, non ci vado più. Probabilmente la gente ci ha premiato, perché cerchiamo di fare il nostro meglio, lo facciamo bene. A questo punto credo che l'entusiasmo vi porti già a pensare al futuro.
Guardi, noi fra una settimana chiudiamo i conti e il mese prossimo siamo a Giamballo a pensare al futuro, perché ci vuole tempo per organizzare una cosa del genere. Io le faccio i complimenti ancora e la ringrazio per avermi invitato per la prima volta e vedrà che ci sarà modo di conoscerci anche per altre manifestazioni. Quale, dove lei parteciperà, quale atleta, come atleta? Guardi, io la ringrazio e vi invito di nuovo perché noi a dicembre di solito organizziamo un'altra gara, una gara di cross, di corsa campestre. Perciò l'anno prossimo spero che veniate, anzi vi chiamerò io, va benissimo. Bene? Grazie e complimenti ancora, tanti auguri. Grazie di nuovo. Ed ora noi andiamo a vedere, ecco, l'immagine intanto del primo cittadino della cittadina, dobbiamo davvero dire così, scusate il gioco di parole, la prima cittadina dopo Bergamo, dopo il capoluogo appunto della provincia di Bergamo, più grossa per quanto riguarda il numero di abitanti, vale a dire Treviglio, che è salito sul palco. Però noi dobbiamo accorciare appunto, ripeto, questi tempi. Andiamo alle premiazioni e qui vedete le premiazioni in ambito femminile. Sul gradino più alto del podio Maria Sonia Lopez, davanti a Luisa Gelmi sulla sinistra, Claudia Gelsomino sulla destra, a seguire guida Carobbio Opi, Milanesi Maier Oprandi, acquista Pace, anche se qui sul palco siamo solo fino a Nives Carobbio, erano le prime cinque ad essere piegate premiate in ambito femminile. E invece andiamo in ambito maschile, dove vedete al terzo posto, ma iniziamo, tendiamo ancora un attimo, vedremo fra poco salire, eccolo qua, questo è il secondo al traguardo e fra poco andremo a vedere salire Daniel Ngeno Kip Kirui della Liberta Sorvieto, secondo posto per Mohamed Morsid, al terzo Corrado Pronzati, al quarto posto Canaglia, al quinto Belotti, sesto Parravicini, settimo Colnaghi, ottavo Rizzi, nono Campana Vinaghi e il decimo posto Mauro Previtali. Bene, con queste ultime immagini siamo in conclusione di questo nostro servizio che vi ha parlato della 16ª edizione della maratonina della città di Treviglio. 1150 i partenti, circa 1100 al traguardo, a dimostrazione davvero di un grandissimo successo coadiuvato, lo dobbiamo dire, questo successo dall'aiuto di tanti tanti volontari sul tracciato, dimostrazione di una grande organizzazione dell'Atletica Treviglio. Bene, andiamo a concludere, grazie da Lorenzo Noris a tutti voi, la più cordiale buona serata.